Jesus laid down his sweet head. The stars in the bright sky looked down where he lay. The little light, Jesus, asleep on the Anche quest'anno il distaccamento dei Vigili del Fuoco volontari di Rivarolo Canavese ha celebrato Santa Barbara. Sì, anche quest'anno abbiamo celebrato Santa Barbara, abbiamo fatto il giro classico del ricordare i nostri caduti e poi ci siamo andati a fare la messa e ci siamo ritrovati qua in sede per il rinfresco. Una bella festa e anche occasione per fare un po' il bilancio di quello che è stata l'attività di quest'anno. Sì, quest'anno è andata molto bene, abbiamo già superato all'incirca 300 interventi dell'anno e un grazie veramente a tutto il personale del distaccamento che sta lavorando, operando e cercando di garantire il più possibile i servizi. Quindi un grazie soprattutto alle famiglie che ci permettono di fare questa cosa. Come ha detto il sindaco Zuccochina durante il discorso ufficiale, di saluto, ha firmato il contributo che arriverà insieme a quello del comune dalla regione Piemonte per l'acquisto di un mezzo. Sì, confermiamo il tutto, è arrivato l'ufficialità dell'atto e di conseguenza riusciremo finalmente ad acquistare il nuovo mezzo grazie alla Regione Piemonte e il Comune di Rivarolo Canavese che ha dato veramente una grandissima mano per questa cosa. La prossima commemorazione, ricordiamola perché sarà a breve, il 2 gennaio, sempre in memoria dei caduti dei Vigili del Fuoco. Sì, confermo, il 2 gennaio ci sarà la commemorazione alle ore 20 per il passaggio a livello tra Rivarolo e Favria del 2 gennaio, l'incidente ferroviario. Quindi noi confermiamo come tutti gli anni l'appuntamento per ricordarlo. I ask you to stay close by me forever and love me, I pray. Bless all our dear children in your tender care and fit us for heaven to live with you.